Quali sono, secondo lei, le sfide più grandi che l'Italia sta affrontando in questo momento? Beh, intanto consolidare quella che è l'effettiva ripresa che stiamo verificando in Italia, in Europa, nel mondo, considerando che è una ripresa forse minore rispetto alle aspettative, perché c'è un pezzo di mondo che si sta trasformando, in particolare penso al Far East e alla Cina. Non c'è dubbio che nel prossimo futuro la crescita della Cina si consoliderà in maniera con un trend un po' più negativo rispetto alle prospettive. Questo avrà delle ripercussioni anche sull'acquisto di materie prime in Africa, quindi sulla crescita dell'Africa. Tutto questo è un contesto mondiale che non potrà far crescere il mondo intero e quindi l'Italia come ci aspettavamo. Però la ripresa c'è e bisogna consolidare quello che abbiamo. Il governo sta mettendo in atto delle riforme istituzionali ed effettive per il mondo del lavoro estremamente importanti. È bene legare questi due ambiti di riforme, costituzionali e istituzionali, rispetto a quelle che sono delle riforme che invece approcciano più direttamente il mondo del lavoro, il mondo delle fondazioni bancarie, la tassazione, gli sgravi fiscali che abbiamo visto essere presenti nel dibattito di questi giorni. L'uno deve essere unito all'altro, perché se non si hanno delle regole istituzionali stabili è molto difficile poi portare avanti quelle che sono invece delle normative economiche fondamentali ed importanti. Le aziende tutte, io presiedo Poste, che è un'azienda pubblica, ma mi occupo di aziende private che detengo e gestisco direttamente, piccole, medie o grandi che siano, hanno tutti bisogno di un framework istituzionale, costituzionale e normativo chiaro e che possa essere rispettato nel tempo.